Buongiorno a tutti. C'è un racconto di Kafka tanto bello quanto di difficile interpretazione e lettura. È un racconto, se vogliamo, molto onirico e seppur breve, anche pieno di personaggi e simboli. È un racconto che ha come contesto la Russia dei primi anni del Novecento e il protagonista è un medico di campagna. Il racconto in questione è appunto un medico di campagna. È più precisamente una raccolta di racconti. Un medico di campagna è anche un racconto specifico di questa raccolta e dà il titolo quindi alla raccolta. Parla di questo medico di campagna, il medico di campagna, specialmente in Russia. All'inizio del Novecento era un medico che doveva coprire un vastissimo territorio, per cui gli capitava molto spesso, sovente, di doversi muovere anche a distanza di decine di miglia per arrivare all'abitazione dei malati. Ed è in questo contesto che si svolge questo racconto. Dicevo prima, ci sono tanti personaggi, ma il protagonista è questo medico ed è un racconto come gli altri di Kafka raccontati in prima persona. È un racconto, se vogliamo, molto semplice nella struttura, è di difficile interpretazione perché ci sono tanti personaggi e si apre a tante interpretazioni, appunto. Io cercherò di darne una e di leggere, secondo me, qualcosa che ci sta dietro in questo racconto. Partiamo dalla trama. È appunto un medico che si trova a dover affrontare un percorso di 10 miglia per arrivare a curare, ad assistere un malato che sta nell'altra parte della città. Tra lui e questo malato, ci si mettono di mezzo degli eventi che in un qualche modo minacciano e ostacolano la corretta riuscita di questa sua missione. Innanzitutto, parte dal presupposto che Kafka in questo racconto, che è ambientato in un rigido inverno e c'è una forte nevicata, per cui già questo è una minaccia, un elemento di difficoltà a raggiungere l'obiettivo di questo medico. Mi trovavo in grande imbarazzo, inizia in questo modo. Avrei dovuto percorrere con urgenza un tragitto. Un ammalato grave mi aspettava in un villaggio 10 miglia di distanza. E una violenta nevicata riempiva lo spazio tra me e lui. Quindi questo è, se vogliamo, l'ambientazione di questo racconto e l'obiettivo di questo medico di campagna. Quali sono gli ostacoli che si frappongono tra lui e questo ammalato? Beh, innanzitutto uno principale, il suo cavallo, il cavallo che utilizza per andare ad assistere malati, è morto. È morto la notte scorsa per il grande freddo e la rigidità dell'inverno, e quindi senza un cavallo lui non può raggiungere questo villaggio. Chiama la domestica e le chiede immediatamente di trovare qualcuno nel villaggio che possa prestargli un cavallo. Nessuno nel villaggio è disposto a prestargli un cavallo. Già questo è il primo elemento di frustrazione che si insinua nella mente di questo medico. Ad un certo punto, però, in maniera quasi salvifica, arriva questo stalliere con due cavalli e una carrozza. Che gli offre la possibilità di poterlo utilizzare per recarsi al villaggio in maniera tanto salvifica quanto disonesta, perché la prima cosa che fa questo stalliere, appena passato il momento di stupore, è cercare di baciare la domestica. Cerca di baciarla, la domestica lo allontana e questo medico risponde: "Bestione!" urlando, "vuoi assaggiare la frusta?" Ma mi ricordo subito che si tratta di uno straniero di cui ignoro la provenienza e che mi aiuta di sua spontanea volontà. Per cui c'è un primo impeto, la prima pulsione di aggredire questo stalliere che, ok, offre il suo aiuto, però cerca anche di violentare questa povera donna, questa povera domestica, e poi però si ricorda quasi. Poteva essere anche un dettaglio secondario che è corso in suo aiuto, per cui forse non dovrebbe trattarlo così tanto male. Poi, facendola breve, succede che il medico
vuole che ovviamente questo stalliere lo accompagni perché non conosce neanche bene la strada. Lo stalliere poi dice: no, assolutamente, io vengo soltanto se sale anche la domestica di cui si è perdutamente innamorato a prima vista, non si capisce il motivo. Però lui vuole rimanere con Rosa. Ecco, Rosa è l'unica, è l'unico nome che viene pronunciato in questo racconto. Nessuno ha un nome tranne la domestica che si chiama Rosa. Io vengo, ma soltanto con Rosa. Dice: no, Rosa non può venire. Fatto sta che alla fine il medico decide di andare da solo, quindi di lasciare Rosa e questo stalliere in preda degli impulsi sessuali molto forti, con suo dispiacere, però decide comunque di andare a guarire questo ammalato. Per cui inizia ad avventurarsi. E il tragitto scorre per fortuna in maniera fluida. E arriva di fronte a questo ammalato che si trova in una casa attorniato dalla famiglia molto preoccupata per lui. E arriva e questo medico trova tutta questa famiglia e questo malato gli dice: dottore, mi lasci morire. Gli sembra molto strano perché lui vede questo giovane magro, sì, in volto, però non è freddo, non ha la febbre, non sembra poter avere dei sintomi che lo possono portare alla morte. Lui allora tira fuori i suoi attrezzi, lo visita, pensa che non ci sia niente di che, e nel frattempo si ricorda anche di Rosa, dice: no, io però l'ho lasciata da sola in preda a quest'uomo e se ne pente un po'. Fatto sta che poi se ne sta per andare, la famiglia lo richiama e dice: no, venga, controlli meglio perché il ragazzo sta male. Lui guarda meglio e guardando meglio e quindi scoprendo una ferita che era all'altezza del bacino, quindi non poteva vedere. Vedo una bruttissima ferita che già è in stato avanzato, descrive anche con dei vermi dentro che già stanno mangiando questa ferita e questi vermi, quindi che li descrive come di color rosa, spruzzati di sangue, con testoline bianche e numerose zampine. La meticolosità con cui descrive questa ferita grossa, dalla quale ovviamente la prima considerazione che ne fa è: povero ragazzo, nessuno ti può aiutare ormai. Ecco, tra il momento in cui lui pensa che questo ragazzo non abbia niente, invece al momento in cui si accorge che questa ferita è molto grande, lui si interroga sul come mai è lì in mezzo a quell'inverno, servizievole nei confronti di persone che aspettano un suo aiuto. E lui non è capace di darlo fino in fondo. Che ci faccio qui? Dice lui, in questo terminabile inverno. Il mio cavallo è morto e non c'è nessuno nel villaggio che sia disposto a prestarmi il suo. Devo prendere il mio attacco dal porcile. Se non vi fosse proprio per caso dei cavalli, dovrei farmi trainare da porci. È così. È facile scrivere ricette, dice il medico, ma intendersi per il resto con la gente è difficile. Ecco, il suo compito, cioè quello di scrivere ricette, è anche semplice, volendo ben vedere, se si limitasse solo a quello. Ma lui non deve fare solo quello, deve parlare con la gente, non deve curare la gente, ma deve anche prendersi cura della gente. E questo per lui è un compito molto difficile, non vede un riconoscimento in questo. Possiamo dire che è un medico frustrato dal suo lavoro. Pensiamo all'inizio del Novecento in Russia le condizioni di salute erano pessime e le condizioni di lavoro anche, e quindi c'era anche molto un senso di impotenza, di frustrazione da parte di questo medico nel vedere gente che stava male, che moriva, che chiedeva il suo aiuto in maniera salvifica. E lui lo riporta qua, questo medico, dicendo: così è la gente delle mie parti, pretende sempre l'impossibile dal medico, hanno perduto la fede antica, il parroco se ne sta in casa a sfilare i paramenti, uno dopo l'altro. Lui deve fare anche quello, deve cercare di andare a consolare il malato, a benedirlo, tutti che cercano qualcosa da lui, che cercano una corrente salvifica, ma lui non può salvare tutti, lui non può salvare le persone. E quindi, come un coro greco, c'è questo coro di scolari che dice: spogliatelo e farà guarire, e se guarire non fa, ammazzatelo, è solo un medico, è solo un medico. Lui non può, seppure gli altri gli danno un'azione salvifica, lui non può considerarsi un salvatore perché non è in grado, perché non può esserlo a tutti gli effetti. Fatto sta che qua accade un
un fatto strano, dicevo, molto onirico, per cui a tratti assume anche i contorni di un delirio questo racconto. Quindi spoglia questo malato, una volta che si accorge che la ferita è tanto grande, lo porta in casa e il malato si ribella anche con lui, dice: invece di aiutarmi, restringi il mio letto di morte, vorrei proprio cavarti gli occhi con le unghie. Neanche il malato è sensibile nei confronti del medico. Anzi, vuole cavargli i denti con le unghie, lo vuole ammazzare. E qua c'è un'apertura da parte del medico che cerca di mettersi in dialogo con lui, ma alla fine a nulla serve perché la ferita di questo malato è molto grande e niente e nessuno potrà salvarlo. Lui rimonta in groppa questo cavallo e dice: in questo modo non tornerò mai a casa, perché nel frattempo la nevicata è aumentata, diventa ancora più difficile raggiungere casa. Se ne pente di essere andato là perché non ha portato il suo aiuto, ha aumentato soltanto il suo senso di frustrazione. La mia fiorente clientela è perduta, pensa, e nella mia casa fuoreggia il disgustoso stalliere. Neanche nella sua casa può stare al sicuro. Rosa, la sua domestica, è in balia di questo stalliere furioso, furibondo, pieno di eros, di voglia di minare la verginità di questa domestica. Rosa è la sua vittima, non ci posso neppure pensare. Nudo, esposto al gelo di questa infelicissima epoca, vado in giro vagando, vecchio, così si descrive. Nudo, esposto al gelo di questa infelicissima epoca, vecchio che va in giro vagabondando. Un'immagine molto cruda. Nudo perché ormai non ha più nessuno che lo può proteggere, niente lo può proteggere da questo senso di insoddisfazione, frustrazione, inutilità, rivendicazione anche nei confronti delle persone alle quali lui chiede aiuto, ma loro si aspettano soltanto qualcosa in cambio, nella migliore delle ipotesi, oppure un intervento salvifico che lui non può dare. E lui in tutto questo, si dice appunto, nessuno tra la marmaglia e il movimento dei pazienti muove un dito, e in tutto questo si sente imbrogliato, e lo ripete due volte: imbrogliato, imbrogliato. E il racconto si conclude in questo modo: basta seguire una volta gli ingannevoli suoni del campanello notturno, perché i medici venivano chiamati con il campanello notturno, e non si può rimediare mai più. Per cui si conclude questo racconto onirico di Kafka. Qual è la lezione, secondo me, preziosa che possiamo ricavarne da questo racconto? A me ha fatto subito risuonare in mente le parole di Italo Calvino, questo racconto, specialmente nel momento in cui dicevo di massima forse sensibilità di questo racconto, in cui il paziente, il ragazzo magro, giovane, che sta per morire, dice al medico: invece di aiutarmi, restringi il mio letto di morte, vorrei proprio cavarti gli occhi con le unghie. E lì cosa risponde il medico? Risponde una cosa interessante: dovrei contentarmi di questa scusa? Ahimè, lo devo, mi devo sempre contentare. Sono venuto al mondo con una bella ferita, è stato tutto il mio corredo. Ecco, sono venuto al mondo con una bella ferita. È un po' quello che ci ricordava Italo Calvino quando ci diceva che tutti abbiamo una ferita segreta dalla quale, per riscattare la quale combattiamo. E Calvino, così come Kafka, ci ricordano che tutti abbiamo questa ferita segreta. Il nostro compito, il compito di ciascuno di noi, non è quello di allontanarci da questa ferita, di far finta di niente, di distrarci. Forse questa è l'epoca in cui in maniera maggiore abbiamo la possibilità, purtroppo anche, di distrarci, di non vedere, di non guardarci dentro e di continuare a dare attenzione a ciò che è fuori di noi. Invece il compito al quale siamo chiamati è quello di prenderci cura di questa ferita. E non dobbiamo far sì che questa ferita sia un pretesto per arrenderci, oppure per pretendere dagli altri qualcosa che non è possibile. Qualcosa di salvifico che invece non è raggiungibile. Quello che dobbiamo fare è soltanto guardare dentro di noi, ed è solo guardando dentro di noi che possiamo trovare la salvezza.
Ed è questo il compito a cui siamo chiamati a rispondere, non facendo finta di niente, ma prendendo questa ferita e guardandola e cercando di farne qualcosa, qualcosa di altro, qualcosa di alto. E questa secondo me è la lezione che ci lascia questo racconto. E non è anche difficile non pensare in conclusione a tutto il lavoro che i medici stanno facendo, medici, infermieri, personale sanitario stanno facendo in questi giorni difficili di emergenza sanitaria di coronavirus, in condizioni molto spesso precarie, contro tantissimi ostacoli, come si trova ad affrontare questo medico di campagna, e nonostante questo ci stanno mettendo la loro passione, dedizione e stanno rendendo davvero onore a una professione molto difficile che nel corso del tempo ovviamente è migliorata in termini di condizioni di lavoro, per fortuna, ma che è sempre più importante per tutti noi. Per cui un pensiero e un plauso va anche al personale che sta svolgendo il lavoro con passione, ed è anche questa, se vogliamo, la seconda lezione che possiamo trarre da questo racconto, cioè mantenere, fare sempre attenzione alla passione che muoviamo nella nostra professione, nel nostro lavoro, nel nostro essere più in generale, e quindi nel salvaguardare quel nostro cavallo di cui parla nel racconto. Di non farlo morire, di tenerlo sempre vivo affinché non dobbiamo poi scaricare e sentirci sulle nostre spalle un peso superiore rispetto a quello che abbiamo. Per cui un augurio per tutti e un grazie anche a chi in questi momenti difficili ci sta aiutando con poche risorse ma tanta passione. Alla prossima, grazie.